Cristo e la sua legge, Pietro Ubaldi, Edizioni Mediterranee. Allo stato attuale dei nostri esami e dimostrazioni possiamo affermare la presenza di una legge che dirige il funzionamento di tutto ciò che esiste. L'esistenza obiettiva di tale legge non è questione filosofica o atto di fede, non è arbitraria affermazione gratuita o costruzione mitologica, non è mistero accettato per tradizione o verità imposta per autorità, ma è una realtà positiva, razionalmente provata e sperimentalmente controllata, in quanto possiamo osservare tale legge presente e funzionante in ogni tempo e luogo. Questa legge ha fissato le norme direttive e costituisce la spinta motrice del funzionamento del nostro universo, il cui centro è Dio. È così che nella realtà fenomenica, a tutte le sue dimensioni e altezze evolutive, dal più basso livello materia al più alto spirito, constatiamo che tutto è regolato da leggi inviolabili, senza arbitri e eccezioni, per cui tutto diventa prevedibile e calcolabile. Una volta capita la legge di un fenomeno, siamo sicuri che esso continuerà a verificarsi nella forma da essa stabilita. Immaginiamo che cosa avverrebbe nel nostro universo se i fenomeni non ubbidissero ad una disciplina, seguendo il loro corso come è prestabilito. Tutto crollerebbe nel caos, per uno scatenamento di conflitti tra movimenti disordinati. I fatti che conosciamo ci dicono invece che ciò non avviene. E non vi è ragione di ammettere che i fenomeni morali e spirituali debbano essere esenti da questa regolamentazione universale e sottoposti ad un regime di tipo diverso. Per poter reggere tutto con un tale ordine, la legge deve essere matematicamente giusta. Ciò non impedisce che vi sia anche l'amore, ma esso non può violare l'ordine e capovolgere la giustizia, perché ciò genererebbe il caos e l'ingiustizia, il che è antilegge. L'amore non può esistere che inquadrato nel suo settore, in posizione subordinata agli equilibri fissati dalla legge.